È il quarto anno che Antoniano e Arci organizzano la stagione estiva in Montagnola, quest'anno sottolineando la musica jazz e fornendo un servizio di qualità per quanto riguarda il catering. È un modo per far rivivere il parco anche nel periodo estivo con i campi estivi, ma soprattutto con la programmazione serale di qualità che caratterizza un po' questo luogo della città così centrale e così verde. Speriamo che il tempo tenga e ci aiuti a portare avanti questa iniziativa che per noi è fondamentale nella rivalutazione di un luogo per gli amanti del jazz, ma anche per tutte le famiglie. Il programma di quest'anno è la conferma di un investimento che l'Antoniano, l'Arci stanno facendo da anni sul Parco della Montagnola. Ovviamente l'obiettivo, il macro obiettivo è quello di restituire il parco alla città come un luogo di ricreazione, di cultura, di aggregazione, un luogo dove si stia bene. La musica è sicuramente un elemento essenziale da questo punto di vista. Quest'anno inauguriamo una collaborazione con l'associazione New Flava, con Piero Dorici, e dunque il programma è un programma assolutamente jazz, e questo dal punto di vista dell'Arci è un elemento di continuità con un investimento sulla musica jazz che si è sviluppato nel corso di questi anni e che passa dall'esperienza di Paradiso Jazz. Abbiamo inaugurato poche settimane fa il circolo Take Five insieme al Bologna Jazz Festival e insomma questo è un appuntamento, questo della Montagnola, questo estivo è un appuntamento, è una conferma, un appuntamento ormai tradizionale, e insomma il programma di quest'anno credo sia, lo dico perché ovviamente non l'ho fatto io, ma il programma è un programma davvero interessante, di respiro internazionale, insomma, quindi l'auspicio è quello che il parco si riempia di persone che possano godere delle ore liete ascoltando ottima musica e anche mangiando e bevendo bene, insomma, quindi speriamo che questa stagione sia positiva ancora di più rispetto alle altre. A parte i nostri musicisti bolognesi, Nico Menci, Valerio Pondantopo, Diego Frabetti, Chiara Bancaldi, perciò chiaramente c'è una parte che soprattutto il lunedì sarà dedicata ai musicisti dell'Emilia Romagna, e ne abbiamo di bravissimi, ci saranno diversi musicisti americani, tra cui per esempio Peter Bernstein con il suo quartetto, con Billy Drummond, Omar Avital, ci sarà Louis Hayes che è un grandissimo batterista storico, nato con John Coltrane, con Cannonballade, sicuramente uno dei più grandi. Con David Hazleton in quartetto, ci sarà Vincent Terry, faremo un quintetto io e Vincent Terry dedicato alla musica di Cedar Walton, perché sia io che lui abbiamo suonato per tanti anni con Cedar Walton. Ci sarà Joe Maniarelli, grande trombettista di New York, adesso faccio fatica a ricordarmi anche tutti, ci sto pensando, però sarà oltre diciamo ai nostri musicisti locali, che chiaramente a cui va dato assolutamente spazio, ci saranno dei grandissimi musicisti degli Stati Uniti. Quest'anno particolarmente la proposta che riguarda il Parco della Montagnola si inserisce molto bene nel cartellone di Bologna Estate, perché effettivamente si focalizza e si specializza in un'offerta di alto livello, perché è coordinata artisticamente da Odorici, sul jazz. Lo spazio ovviamente è uno spazio a cui la città e l'amministrazione comunale tengono molto, perché è dal 2010 che è in gestione con una proposta, diciamo, che riguarda non solo la manutenzione del parco, ma anche un'offerta rivolta alle famiglie, ai bambini. A noi abbiamo particolarmente apprezzato che quest'anno ci fosse questa focalizzazione culturale proprio su una proposta sulla musica, particolarmente diciamo indirizzata al jazz, uno spazio aperto a tutti, quindi ovviamente non solo anche alle famiglie, anche ai bambini, però diciamo con questa focalizzazione che noi apprezziamo, infatti per questo è stato sostenuto anche quest'anno nell'ambito del cartellone di Bologna Estate.